Ciao amici, siamo ad Arenzano. In questo paese vivono talmente bene gli animali che pensate, nel parco dove c'è il comune, vivono in libertà, diciamo quasi in anarchia, i pavoni. Pensate che vivono talmente in libertà che vanno nei giardini delle persone, vanno a mangiucchiare anche le persiane, vanno a fare le loro cosettine nei davanzali, quindi non è che proprio fanno divertire tutti. Però la gente li rispetta, li ama da sempre. Pensate che li fanno attraversare, si fermano le macchine, le moto per farli attraversare, per farli uscire dal parco, entrare dal parco, fanno un po' quello che vogliono. Loro si sentono a casa. Dobbiamo sentire un po' che cosa pensa la gente di questi pavoni. Seguiteci! Guarda cosa ho visto. In questo distributore nel centro del paese, guarda, noi stiamo con i pavoni. Ma perché noi stiamo con i pavoni? Ma perché i pavoni sono sempre stati parte di noi, parte di Arenzano, di tutta la cittadina. Problemi non... No, mai avuto i problemi con i pavoni. Mi sembra che sia un gran rispetto, un gran amore. Sì, assolutamente, assolutamente. Okay. Per lei che cosa vuol dire? Noi stiamo con i pavoni. Essere con Arenzano. Si mugugna un po', ma poi si vive benissimo con loro. Perfetto. Con i conolombi, con le anatre, con i conigli quando ci sono stati, con tutto. Ma bellissimo. Ecco amici, li abbiamo trovati, sono nel parco i pavoni, eccoli. Vieni Filippo, seguimi. Guardali, guardali. A parte che sono di una bellezza disarmante. Eccoli qui. Forse li stiamo anche disturbando. Io ho anche un po' paura, ti dico. Andiamo a vedere. Eccoli, guarda. Io non li vedo così stressati, cioè secondo me stanno bene parecchio qui. Guardateli come girano. Ecco, questa è la serra del parco di Arenzano. Loro veramente, cioè, a vederli così, sembrano a casa, casa loro, proprio rilassati, sereni, mangiucchiano. E poi sicuramente si andranno a fare un giro per il paese. Guardate. Bellissimo, veramente. Bello, bello. Ciao, buongiorno. Ciao. Siete venuti a vedere i pavoni? Ah sì, 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 eravamo in giro. E sapevate dell'esistenza dei pavoni nel parco? Sì, sì, sì. Ah, il parco è molto bello, sì, con gli animali. Tutto. Avete visto qualche altro animale oltre ai pavoni? Sì, le tartarughe. Ci sono le papere, le tartarughe, oca, cigno. Come vi sembravano? Animali sereni, tranquilli? Sì. Beatissimi. Beatissimi. Vi piacciono i pavoni? Sì, a lei piacciono i pavoni. Sì. Ho visto la bambina che ci gioca in serenità, quindi, sì, sì, mi sembra quindi di come sì. Sono tranquilli, non danno secondo te problemi? Penso di no. Ah, ora okay. Poi noi non è che veniamo tanto no. Spesso. Però non hai mai visto mangiare nessun bambino? No, direi di no, mai sentito di nessun bambino mangiato dai pavoni. Perfetto, grazie, grazie, niente, buona giornata. Figurati. Abbiamo sentito che cosa ci hanno detto le persone, ora andiamo a sentire che cosa ha da dirci il sindaco. Seguimi Filippo. Danno un valore aggiunto ad Arenzano, una peculiarità ad Arenzano, vengono i turisti a vederli, sono molto rispettati dai cittadini di Arenzano e gli stessi pavoni rispettano i cittadini di Arenzano. È un connubio che c'è da una vita e che spero continui per una vita. Noi li alimentiamo attraverso del mangime che compriamo ad Arenzano, come lei potrà vedere, eccolo qua. Li misto pavoni, tipo, misto pavoni, pavoni, quindi come vede non li diamo, ma non li lasciamo soffrire, non sono in un lager, volano e girano per Arenzano dando del colore, secondo me, alla nostra cittadina. Sono uccelli liberi. Tenete presente che Arenzano era considerata ed è considerata la città dei pavoni, come tutti gli animali liberi lasciano qualche escremento, però voglio dire, è talmente la bellezza di questi animali che si può passare anche sopra, non letteralmente, certo. A queste piccole cose, chiaro, che possono fare. Nel senso che fanno parte ormai del costume di Arenzano, fanno parte della tradizione, direi, di Arenzano. Io sono sindaco dal 99, a parte i 5 anni della dottoressa Biorci, e non ho mai avuto nessun tipo di protesta, se non questa polemica nata adesso, e non ho mai avuto nessun problema di incidenti causati da... Ecco, questo è importante. Ecco. Quindi nessuno ha mai schiacciato un pavone con la macchina o si è fatto male a causa o anche qualche macchina che sia stata ammaccata da un pavone o altro. Non abbiamo mai avuto, certo, risarcimenti a terzi per un danno causato da un pavone. Voi non mangiate pavoni ad Arenzano? No, non li mangiamo, mangiamo tutt'altro, del pesce buono pescato sì, dai abbiamo visto un mare splendido nel porto. Direi che ora possiamo andare via
tranquilli. Abbiamo visto che i pavoni vivono benissimo, gli animali qui in genere mi sembrano veramente sereni, quindi vi salutiamo e vi abbracciamo da Renzano. Ciao! Scusi, non è pelo di pavone questo, no. Non avete spennato un pavone? Ancora questo non ce l'ha detto nessuno.